forza, eh. Andiamo in piazza, volevo farvi un giro pure noi. Okay, e magari se voi trasferite il gazebo così camminando, e ci vediamo in piazza. Uno per ogni palo del gazebo. Ciao ragazzi. Ciao, buon lavoro, ciao, buon lavoro. Ma che lavoro attento turismo di Novara? Bellissimo, però dobbiamo andare in piazza. Sei in diretta? No, dico, un bel siparietto bellissimo con il ristoratore che è venuto a chiederci, ci ha visto, attenzione, ci ha visto seduti nel suo ristorante e ci ha chiesto spontaneamente dei motivi per votare no. Evidentemente non ha recepito altri motivi in giro, non ha capito bene, ci ha detto lui stesso che insomma questa riforma non è ancora stata spiegata, la televisione non si fida delle informazioni della televisione, cioè mi è sembrato di vedere finalmente una di quelle persone che lavora e che cerca la fonte dell'informazione. Ci siamo fatti una breve chiacchierata e devo dire che è molto recettiva questa città, e anche il ristoratore alla fine è sembrato molto convinto del fatto che effettivamente chi propone questa riforma è fatta dai partiti, da Renzi, che ci chiede una fiducia in bianco, e lui giustamente ha detto: io non ho mai visto una cosa fatta bene fino adesso da sto governo, figuriamoci se gli do la fiducia in bianco su questa riforma. Quindi adesso facciamo un giro per Novara e ci vediamo a Piazza Cavour tra poco, e poi più tardi saremo a Monza alle ore 21, quindi mi raccomando, venite in piazza a Monza, ci vediamo dopo. Ora parliamo un po' con i cittadini novaresi. Cerchiamo qualche invece. Sì, cerchiamo un po' di... Eccoci qua, siamo nella piazza centrale di Novara, stiamo facendo un percorso con tanto di felpe incorporate per reclamizzare il nostro no alla riforma costituzionale. Sono qua con vari colleghi che ho il piacere di ospitare a Novara, speriamo che poi nella piazza ci sia parecchia gente, ci siano parecchie domande e speriamo di panare alcuni dei dubbi che ancora le persone hanno riguardo a questa riforma costituzionale. Dubbi che derivano principalmente dalla pessima informazione che sta facendo la televisione, che sta procedendo a slogan, e quindi le persone arrivano a dire: io non voglio entrare nel merito di questa riforma, ma mi accontento di quello che mi hanno detto. Allora io lo dico anche a voi, che magari siete indecisi. Quando andate in pizzeria e scegliete una pizza, voi guardate gli ingredienti della pizza per essere sicuri di mangiare qualcosa che vi piaccia. Non potete trattare la Costituzione con più leggerezza del menù della pizzeria. Dovete andare dentro nella materia e guardare quello che dice questa riforma costituzionale. Così e solo così potrete farvi veramente un'idea. Perché io potrei dirvi: fidatevi, la mia idea è quella giusta. Mi sono letto la revisione costituzionale e so cosa dirvi. Però la cosa migliore è che voi andiate alla fonte dell'informazione, che così smetterete di delegare. Un'altra cosa importante è: non fatevi fregare, la Costituzione non deve diventare un pretesto. Vi dicono che per ridurre i costi della politica, e non riescono neanche a usare la parola ridurre, usano la parola contenere, bisogna cambiare la Costituzione. È falso, la Costituzione non contiene nessuna indicazione sui costi della politica. Quindi se volete intervenire sui costi dovete tagliare quelli, non dovete toccare la Costituzione. Volete un esempio? Il Quirinale ha uno stanziamento annuo di 224 milioni e costa complessivamente 340 milioni. I dipendenti costano 108 milioni. Vogliamo tagliare i costi della politica? Lì c'è tanta di quella carne da tagliare che non avete un'idea. Le persone sanno benissimo che si vota presto. Abbiamo fermato dei signori, all'inizio un po' impauriti, ma poi parlandoci sanno benissimo che si vota il 4 dicembre e dobbiamo adesso portarli in piazza a Cavour in modo da potergli spiegare tutte le ragioni del no. Novara è veramente una bella città. Speriamo di trovare anche un po' di indecisi, perché ripeto, non riusciamo a trovare cittadini che votano sì e che vogliono raccontare le motivazioni del sì. Quindi è molto chiaro che chi conosce questa riforma costituzionale non può che votare no. Quindi anche stasera ne parleremo. Vediamo se questi ragazzi mi sa che non votano, sono troppo giovani.
Quella! Sono in diretta. Ciao a tutti, siamo a Novara, fa freddo. E siamo qua, c'è Carlo Siviglia che naturalmente Giorgio, è grande, con noi. Grande. Io ho raggiunto i ragazzi dopo essere stato in commissione, Giorgio, arrivo direttamente da Roma, faccio questi tre giorni e poi torneremo anche a Roma, ma andiamo avanti anche con questa bellissima battaglia, importantissima. Come sapete adesso stiamo andando per appunto in piazza Cavour a Novara, poi alle 20.30 saremo a Monza. E domani continueremo con tutte le tappe in Lombardia che sono molto importanti, quindi seguiteci, salite con noi sui treni, raggiungeteci quando facciamo i trasferimenti dalla stazione ai treni e ci vediamo direttamente in piazza. Hai preso sulle ragazze giù. Ragazzi, ciao. Fatevi un giro in piazza Cavour. No, aspetta, ciao. Piazza Cavour. Ciao. Piacere di vederti a Novara. Ciao, vieni in piazza. Ma un po' di gente c'è di nato per la diretta. Ah, grande. Dateci una mano, ragazzi, perché ce la possiamo fare. È molto dura, ma ce la possiamo fare. Ciao. Buonasera. E là. Ciao. Pronto? Sì? Venite in piazza, ragazzi. Signora Vitale, vi dico. Cura. È il momento buono, però oh signore, piazza Cavour. Non il movimento. C'è gente che si fermava, ha cercato di portarsi. Sei stata bravissima. Gli scelti. Quindi sì, una ce l'abbiamo qua. Ma hai avuto le cose. Poi fate la vostra opinione. Siamo tutti. Mi ha scambiato per Luigi Di Maio, mi ha detto Luigi Di Maio. Una volta mi capitò a Roma, si ferma un taxi, scende il tassinaro, scende e mi fa: Luigi Di Maio, ti prego un autografo. Anche io ho preso carta e penna, ho scritto con affetto Luigi Di Maio. Stiamo andando forte, dai che ce la facciamo. Adesso andiamo a Novara, stasera a Monza e speriamo di farcela, ci stiamo impegnando molto. Un'altra cosa che tra l'altro stiamo facendo in questo tour è quella di cercare qualcuno che ha delle motivazioni non smontabili a favore del sì, perché non è da escluderlo questo, cioè io vorrei anche che in piazza venissero delle persone che ci vogliono comunque spiegare i motivi che hanno per magari si erano convinti per il sì, legittimo per l'amore del cielo, anzi io sarei contento di confrontarmi per capire se magari ci sono degli spazi, ci abbiamo dimenticato qualcosa, però nelle piazze venite con spirito costruttivo, nel senso noi vi lasciamo il microfono, vi lasciamo parlare, ci fate qualche domanda, ci facciamo delle domande a vicenda, potrebbe essere una bella occasione, perché il momento del referendum, che tra l'altro sapete benissimo essere senza quorum, è un momento nel quale tutti hanno di fatto una grossa possibilità di scegliere e quindi è effettivamente molto importante, tra l'altro il referendum, che è un momento di partecipazione molto popolare e molto importante, che è una di quelle cose che secondo noi viene un po' meno in questa modifica della Costituzione. Quindi adesso le proposte di riforma sono 50.000, invece che se vuoi fare una proposta di legge devi raccogliere 50.000 firme oggi, se vince il sì dal 5 dicembre ne dovrai raccogliere 150.000 di firme, quindi riduce un po' la partecipazione popolare. Quindi venite in piazza e diteci quali sono le motivazioni del sì, lo vogliamo conoscere per smontarle. Abbiamo parlato prima con alcune persone che ci hanno chiesto di spiegargli delle motivazioni per cui noi sosteniamo il no, perché loro in qualche modo ci hanno proprio detto che l'informazione televisiva sembra indirizzare tutto verso un sì solo perché ci sono dei risparmi di denaro. In realtà i risparmi di denaro, come sapete bene, non ci sono, si tratta di 40-50 milioni di euro che, suddivisi per il numero degli abitanti italiani, fa neanche poco più di un caffè, quindi l'Italia sta perdendo la possibilità di eleggere i propri senatori solo per un caffè. Se questa secondo voi è democrazia, allora dovete venire ad ascoltare quali sono le vere ragioni del no. Venite in piazza Cavour, vi stiamo aspettando a Novara. Guardarmi in diretta.
Eccoci, ci stiamo apprestando alla piazza. E vabbè, ci sono già i primi giornalisti, potete vedere, c'è la gente che ci aspetta, ci sono persone che in realtà magari non c'entrano neanche col movimento, però naturalmente vedono l'ammasso di persone, si fermano, ed è il modo per raggiungere tutte quelle persone che in realtà non ci conoscono, ed è il modo effettivamente per creare quella curiosità su cos'è il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto sul perché bisogna votare no alla riforma costituzionale. Ora è già tutto, mi sembra abbastanza pronto, la gente ci sta guardando, si sta avvicinando a noi, gente col gelato, buonasera signora! Buonasera, si ferma qua una mezz'oretta? No, come no? Ecco, infatti siamo arrivati. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao grande. Buonasera. Buonasera a tutti. Dov'è? A Cavoli. Ma lì fa. Alessandro. Vado. Buonasera a tutti. Facciamo passare gli ultimi del treno. Ciao ragazzi. Ok, ci siamo. Buonasera a tutti. Siamo qua, sono, vabbè, chi non mi conosce, sono Cristina Macarro, portavoce in comune qua in consiglio di comunale di Novara, ex candidata sindaco, quindi presente con i miei grazie. Presente con altri due illustri consiglieri che sono oggi, purtroppo non possono partecipare, magari ci raggiungono dopo, ma che sono in consiglio comunale perché oggi è stato convocato un consiglio comunale d'urgenza. Allora, questa sera siamo veramente contenti di ospitare la fermata del treno tour Io Dico No, in cui vediamo i nostri protagonisti, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che vengono qua a raccontarci un po' quali sono le motivazioni del no. Questo referendum, che sarà il 4, penso tutti sappiate, il 4 di dicembre, è un referendum molto importante, è un referendum in cui secondo me i cittadini si devono pronunciare essenzialmente su una cosa: se vogliono continuare a essere dei cittadini che contano per quello che riguarda lo Stato italiano. Non è una questione di partiti politici, non è una questione di schieramenti, è un referendum. Il no è a difesa di tutti i cittadini, non solamente di uno schieramento politico. Per cui vi invito veramente ad ascoltare chi non ha magari letto ancora nulla sulla riforma costituzionale, di leggere qualche cosa e capire se effettivamente questa riforma porta dei vantaggi al cittadino. Se porta dei vantaggi al cittadino, io l'ho letta e secondo me no. Poi ognuno è libero di interpretare, però ascoltate, non fidatevi, non ci fidiamo delle forze politiche che ci dicono di votare sì o che ci dicono di votare no. Leggete e cercate di capire che cosa ci sta dietro, perché purtroppo le forze politiche passano e noi cittadini rimaniamo, per cui domani, quando ci sarà anche qualche altra forza politica, qualcuno è convinto del sì, perché oggi è lo schieramento che governa, che propone questo sì, ma domani ci potrebbe essere qualcun altro, quindi qualcun altro potrebbe fare esattamente cose diverse e non è detto che siano tutte a favore del cittadino. Quindi mi raccomando, leggete e andate oltre quello che sono gli slogan che vengono riportati. Detto questo, ovviamente passo la voce, dovrebbe intervenire Giorgio Bertola, eccolo qua, il nostro portavoce in consiglio regionale, che farà il suo intervento. Grazie Cristina, ciao a tutti. Allora, tanto per cambiare, cercano di fregarci con le parole, perché vogliono modificare il Senato, toglierci la possibilità di votare per i nostri rappresentanti, portare 100 persone, sindaci, consiglieri regionali al Senato, e lo chiamano Senato delle autonomie regionali, quando in realtà, se passa la riforma, le autonomie regionali non esistono più. Non esistono più perché lo Stato si riprende parecchie competenze, e anche sulle competenze che lascia alle regioni con quella che hanno chiamato clausola di supremazia,
possono legiferare anche su competenze esclusive delle regioni, quindi calpestare totalmente le autonomie regionali con quello che chiamano interesse nazionale. Interesse nazionale che hanno sollevato negli ultimi anni tutte le volte che ci hanno voluto imporre delle grandi opere, quando ci hanno voluto imporre lo sblocca Italia con gli inceneritori, con le trivellazioni, tutte cose del genere. E poi io la guardo anche dal mio punto di vista, io sono consigliere regionale, dei cittadini mi hanno scelto tra l'altro con un voto di preferenza per occuparmi della regione Piemonte. Se penso a quella che è la mia attività, noi siamo impegnati tutta la settimana col consiglio e con le commissioni, non posso pensare di riuscire a far bene il consigliere regionale e anche il senatore, è impossibile, non sarebbe serio. Lo stesso riguarda i sindaci. E poi la bugia più grande è quella sui costi della politica. Una delle motivazioni che usano per convincere a votare sì e dire ma finalmente si risparmia qualcosa. Allora, un risparmio sicuramente insufficiente, ed è lo stesso risparmio che l'hanno dimostrato i nostri parlamentari, anzi permetterebbero di risparmiare ancora di più tagliando le retribuzioni dei consiglieri regionali, ma lasciandoci la possibilità di scegliere i nostri rappresentanti. Se pensiamo ai 57 milioni di euro che sono che è il risparmio che hanno certificato gli uffici del Senato, se li dividiamo per la popolazione nazionale viene meno di un euro a testa. È un po' come se io adesso vi dicessi vi offro un caffè, in cambio voi rinunciate per sempre alla possibilità di scegliere i vostri rappresentanti al Senato. Non penso che nessuno di voi sarebbe d'accordo, baratterebbe un caffè con questo. E allora, si vogliono tagliare i costi della politica? Benissimo. Benissimo, noi siamo sempre in prima linea. Quanto hanno fatto risparmiare i nostri parlamentari con il loro taglio degli stipendi? Noi consiglieri regionali nel nostro piccolo in 2 anni abbiamo restituito 600.000 euro alla regione Piemonte. È possibile? Bravo! Bravo Giorgio! Grande Giorgio! È possibile non solo con le leggi, non solo con le proposte di legge, ma anche con la forza dell'esempio. Si vogliono ridurre i costi della politica, benissimo, era possibile dimezzare il numero dei parlamentari e i nostri in Parlamento lo avevano proposto, quindi non lasciamoci ingannare, io dico no e ditelo anche voi, grazie. Ci hanno dato dei dolcetti, passali. Vieni, vieni. Ciao a tutti, io sono Davide Bono, sono consigliere regionale della Regione Piemonte, ero candidato presidente nel 2014, vi ringrazio di essere venuto qui, non mi disturbare Ale, che sennò no, sai, lui però, perdo, non c'entro niente, perdo la concentrazione, forse no. Insomma, allora io ovviamente dico no alla Costituzione, a questo referendum sulla Costituzione, perché è una modifica che non ha senso. Guardate, ci hanno venduto la qualunque, cioè sentire la Boschi sembra che se domani votiamo sì ci risvegliamo tutti più belli, alti, muscolosi, ricchi e anche la sanità andrà meglio. Io mi occupo di sanità in quanto sono un medico, sono vicepresidente della Commissione di Sanità e vogliono trasferire le competenze dalle regioni al governo centrale, perché dicono che le regioni appunto non sarebbero capaci, ruberebbero. Ma quando la competenza nella sanità era a livello nazionale, com'era? Ve lo ricordate? Era lo stesso, quindi guardate, non è una questione di chi gestisce cosa, ma della classe dirigente, quindi se si rubano a livello nazionale e lo rubano a livello regionale ancora di più, quindi noi dobbiamo cambiare, mandarli a casa, cambiare classe dirigente, dire no il 4 di dicembre perché ci riprendiamo i nostri servizi che continuano a essere tagliati. Guardate, Renzi ha continuato a tagliare, adesso ha detto che ci sono 2 miliardi di euro in più sulla sanità, ma vanno solo a coprire nuovi servizi, livelli essenziali che ci caricano ancora di più sulle regioni, quindi sono sempre tagli mascherati, sono non aumenti, cioè, quindi guardate, noi siamo veramente in situazione di difficoltà, voi lo vedete tutti i giorni, se dovete prenotare un esame, se dovete prenotare un esame nel pubblico vi dicono a un anno, se dovete prenotare nel privato vi dicono domani c'è posto, perché? Noi vogliamo la sanità pubblica, perché paghiamo le tasse, quindi vogliamo i servizi erogati dal pubblico. Quindi guardate, dire no il 4 dicembre significa dargli anche una bella sberla politica ovviamente, farli risvegliare dal sogno in cui vivono, che non è la realtà, e tornare insieme a decidere come ricostruire questo paese, questa repubblica martoriata. Quindi io voto no, grazie. Bravo, 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 bravo.
Ciao a tutti, io sono Paolo Andrissi e sono con Davide, anch'io consigliere regionale, sono consigliere regionale proprio della provincia di Novara. In particolar modo stiamo seguendo la vicenda dei trasporti che in regione hanno tagliato 14 linee di trasporto pubblico locale, oltre Italia alla Sanità, qua in regione Piemonte non riusciamo a uscire dal piano di rientro alla sanità, ma anche 14 linee di trasporto pubblico locale, e su Novara hanno tagliato e ne stanno tagliando tutte le tracce delle frecce bianche che fermavano a Novara, che ora non fermeranno più ma andranno sull'alta velocità completamente. Sapete che la linea ad alta velocità è sottoutilizzata, è utilizzata solo al 14%, è costata 8 miliardi, il doppio di quello che doveva costare, questo perché è stata realizzata in trattativa privata. Allora noi abbiamo presentato un progetto su cui stiamo raccogliendo le firme io al banchetto. Praticamente chiediamo di utilizzare un baffo che porta dalla linea ad alta velocità che tocca la città di Novara, tanto è vero che nel progetto originario era prevista una stazione per l'alta velocità, che poi è stata cancellata, di utilizzare un baffo previsto per il trasporto merci che portava in stazione, proprio qui dietro, porta in stazione a Novara. E quindi chiediamo di realizzare una banchina che abbiamo chiamato Novara Est per far fermare le frecce anche a Novara, perché riteniamo che i pendolari di Novara abbiano diritto a un trasporto dignitoso, cioè non si possono tagliare questi treni che servivano alla città di Novara, tagliare fuori dalla metropolitana italiana Novara e non consentire anche ai cittadini del Piemonte orientale di utilizzare questo servizio. Quindi vi invito tutti a firmare qui dietro. Ciao e votiamo no! Buonasera, buonasera Novara e grazie a tutti di essere qua. Io sono Giorgio Soria, un parlamentare del Movimento 5 Stelle e voglio solo farvi riflettere su una cosa. Vi siete accorti che ormai ogni riforma peggiora la qualità della nostra vita? Sono partiti 3 o 4 anni fa dicendoci che le nostre pensioni non erano lineari con le altre pensioni in Europa. Hanno fatto una legge sulle pensioni che poi è diventata riforma Fornero. Riforma Fornero. E hanno creato delle classi sociali che in realtà non esistevano. Hanno dato delle pensioni minime che in realtà sono le più basse d'Europa. 400 euro sono delle pensioni irrisorie. Hanno creato i non salvaguardati, gli esodati. Ed è diventata riforma Fornero. Poi hanno detto che c'era da riformare la scuola e hanno fatto la buona scuola. Però le nostre scuole cadono a pezzi, non hanno i soldi per la carta igienica e anche i libri sono falsi. Hanno scritto sul sussidiario per la quinta elementare che ormai il Senato è già il Senato delle regioni, anche se il referendum costituzionale non è ancora stato fatto. E anche quella la riforma della scuola. Poi hanno detto che gli ospedali erano da riformare e hanno fatto la riforma della sanità. Io vengo da una regione, la Lombardia, dove i consiglieri regionali, quelli che poi andranno a fare i senatori, sono stati indagati perché essendo nei consigli di amministrazione delle cliniche private, secondo l'inchiesta ingoffavano le liste d'attesa degli ospedali pubblici per dirottare le persone sugli ospedali privati e fare soldi sugli ospedali privati. E vi garantisco che fare soldi sulla pelle degli ammalati è la cosa più ignobile e vergognosa che ci possa essere in Italia. E questi sono i consiglieri regionali che dovrebbero diventare senatori. Allora vedete che ormai la parola riforma ha preso un'accezione negativa, completamente distorsiva di quella che è la realtà. La Costituzione, che era l'unica legge, l'unica carta che poteva essere letta in maniera chiara e comprensibile, ora la vogliono riformare, è diventata un conguaglio tutto insieme, un garbuglio di normicine che non si capisce più niente. I consiglieri regionali che diventano senatori non si fanno risparmi, prima ci dicono 1 miliardo, poi 500 milioni, 50 milioni, ma la realtà è che probabilmente ci costerà di più. Perché nel momento in cui passerò una riforma del genere dove sono tutti principini, altro che dimezzare gli stipendi parlamentari, li duplicheranno perché non avranno più nessuno a controllarli. Allora non dobbiamo neanche raccontarvi più chi è Boschi, chi è Napolitano, però una persona su cui dobbiamo fare un ragionamento è Verdini. Verdini oggi è stato, la Procura di Roma ha chiesto 4 anni in carcere per Verdini, per la situazione della P3. Tutti noi sappiamo molto bene cos'era la P2, una loggia massonica segreta che aveva il compito di dirottare soldi, appalti e controllare la vita politica italiana. Sembrano Euro 2, Euro 3, Euro 4, dalla P2 si è passata alla P3, ora c'è anche la P4. E con la P3
attenzione, nella carta dell'inchiesta c'è scritto che il Verdini, qualche giorno prima che approvasse, qualche giorno prima che venisse dichiarato la costituzionalità del lodo Alfano, si è incontrato a casa sua con Flavio Carboni, un certo Flavio Carboni che conosciamo bene perché è uscito anche dall'inchiesta su Banca Etruria, proprio per dirottare e decidere la strategia per fare pressione sui magistrati della Corte Costituzionale per fare in modo che lodo Alfano venisse dichiarato costituzionale. Fortunatamente qualche giorno dopo lodo Alfano è stato dichiarato incostituzionale. Allora questa gente, dato che non riesce in maniera indiretta a controllare la vita politica, adesso lo vuole fare in maniera diretta, modificando la Costituzione a proprio piacimento e inserendo dentro i loro valori. Allora dobbiamo avere un sussulto di orgoglio nazional popolare, dobbiamo salvare quello che è l'immenso senso della vita e riprenderci la nostra sovranità, ed è solo votando no il 4 dicembre che noi possiamo veramente tornare ad essere sovrani, liberi cittadini nel nostro paese. Grazie a tutti. Grazie a Gigi, io sono Tiziana Beghin e io invece arrivo dal Parlamento Europeo, laddove tutto ha avuto inizio in realtà, perché che cos'è l'Unione Europea oggi? L'Unione Europea è uno strumento tecnico nelle mani di un'elite economica che sta di fatto facendo il bello e il cattivo tempo. Voi lo sapete che più del 70% delle leggi nostre sono di derivazione europea. Quasi tutto passa dall'Europa, poi arriva agli Stati. Però cos'è che sta succedendo? Sta succedendo che i trattati, soprattutto i trattati, non soltanto le leggi, devono casomai passare per i parlamenti nazionali e anche per il Parlamento europeo, dove ci sono persone che vengono elette direttamente dai cittadini. E questo è un qualcosa che non possono, non riescono più ad accettare. Lo scrivono addirittura sui documenti, le grandi elite finanziarie come JP Morgan, eccetera. Scrivono: le costituzioni dei paesi sono nate per difendere i cittadini dai pericoli come le dittature nel periodo post-fascista, e casomai aiutano i cittadini, cercano di difendere il loro diritto al lavoro, fanno delle proteste, i cittadini arrivano, prendono decisioni, e questa cosa cozza. Con cosa cozza? Cozza con l'interesse di chi in questo momento, già da un po' di anni a dire il vero, l'interesse dei cittadini non lo mette al centro dell'agenda politica. Quello che stanno facendo in Europa oggi è costruire sempre più sistemi che aiutano una certa elite economica che si crede anche illuminata, così che se prendete qualche decisione diversa dal loro volere o cercano di rivotare o cercano di non farvi più votare. E allora che cosa si inventano? Si inventano una riforma costituzionale dove in Senato, che è quello che ha la competenza per le leggi europee, le leggi di derivazione europee, non ha più delle persone che sono elette dai cittadini, ma delle persone che sono nominate direttamente dai partiti politici, così che non c'è nemmeno più il pericolo di avere a che fare con un confronto, con un dibattito democratico, ma prendono direttamente gli ordini da chi li mette lì, da chi gli paga le campagne elettorali, di chi gli garantisce una vita sulle spalle dei cittadini. Ecco, questo è il vero pericolo che noi oggi abbiamo con questo referendum. Napolitano dice: se non passa la riforma costituzionale oggi, non passerà mai più. L'unica cosa che non passerà, probabilmente, noi speriamo, sarà un'altra riforma voluta da Napolitano, se non altro per limiti di età, perché vogliamo sperare che prima o poi smetta di dettare l'agenda politica dei nostri governi. Ecco, quello che succederà il 4 di dicembre, se passerà il sì, sarà un sì ha un potere che arriva direttamente dall'elite economica attraverso l'Unione Europea, direttamente nelle nostre case. Trattati economici, capestro per le nostre piccole e medie imprese, che non dovranno passare nemmeno più dai parlamenti, perché in Senato non ci saranno più rappresentanti dei cittadini, ma ci saranno i rappresentanti degli stessi partiti che stanno portando oggi quelle stesse politiche di austerity e di non democrazia, che sono le vere responsabili dei tagli alla sanità, dei tagli alla scuola, dei tagli della mancanza di possibilità di spesa e oggi della mancanza di democrazia totale che stiamo vivendo. Quindi pensateci bene il 4 dicembre, voi e le persone che conoscete. Il 4 dicembre non è l'apocalisse, la fine del mondo, lo hanno detto per la Brexit, lo dicono oggi anche per le elezioni americane. L'unica cosa che si sta verificando negli altri paesi è che le persone prendono coscienza che questo è un sistema viziato, viziato da un'elite economica che pensa di fare i propri porci comodi sulle spalle dei cittadini. Noi possiamo dirgli che anche no. Grazie.
Ciao, ciao a tutti. Quello che spero che sia chiaro a tutti è che questo governo è un bugiardo seriale, continua a raccontarci balle, mettono un bel titolo per farci credere che ci sia qualcosa di positivo e dietro c'è taglio dei diritti per i cittadini e penalizzazione per i cittadini. Guardiamo quando ci presentavano la riforma del lavoro, il Job Act, pensavano posti di lavoro, io sfido chiunque di voi, ditemi, i vostri figli, voi che siete giovani, gli anziani, quanti posti di lavoro? Il lavoro non c'è, però hanno tagliato l'articolo 18, hanno tagliato i diritti dei lavoratori, quindi una bella fregatura, creiamo posti di lavoro e dietro non c'è niente, lo stesso per la scuola, la buona scuola. Questa era la riforma, andiamo a chiedere agli studenti se è una buona scuola, andiamo a chiedere ai professori, però tagliano i diritti anche lì, perché fanno il preside sceriffo. Oppure la riforma delle banche, doveva servire a aumentare i diritti ai correntisti, a salvaguardare proprio i nostri conti correnti, invece ha salvaguardato il padre della Boschi, quello sì, i loro amici. E invece i correntisti adesso addirittura possono andarsi, se le banche falliscono possono andarsi a prendere i soldi dai nostri conti correnti e quindi taglio dei diritti. La stessa identica linea è per quanto riguarda questa riforma. Ci dicono il taglio dei costi della politica, no, sono tutte balle, quello che viene tagliato è il diritto ad andare a votare i nostri senatori, non voteremo più il Senato e il 60% della Camera, se passa anche l'Italicum, viene nominata dalle segreterie di partito, quindi ci tolgono i diritti facendoci credere che invece ci sia qualcosa di buono con il taglio della politica. Se volevano tagliare i costi della politica, noi sono 3 anni che ci riduciamo lo stipendio, 50%, abbiamo depositato 16 milioni per un fondo per le piccole e medie imprese che possono attingere e possono creare posti di lavoro veramente. Questo è il taglio della politica, non questa porcheria che per 4 soldi ci vogliono togliere i diritti, quei 4 soldi che sbandierano di risparmio, però in cambio ci sono i nostri diritti e quindi non possiamo svendere i nostri diritti per 4 soldi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, siamo a raccontarvi la verità di questa riforma, cerchiamo di farlo in maniera precisa sui numeri. Quando vi parliamo che questi senatori di fatto sarà impossibile sapere come verranno nominati, perché è scritto all'interno della riforma che saranno atto di un successivo decreto legge che prevederà in che modo verranno votati dai singoli consigli regionali. Ma attenzione, le regioni a statuto autonomo, Sicilia ad esempio, si troveranno a dover ratificare all'interno dei propri statuti con le modifiche, e se non lo faranno cosa succederà? Cioè questa riforma di fatto è un pasticcio, non permetterà il giorno dopo della votazione, qualora malauguratamente dovesse vincere sì, di poter continuare con questo tipo di Stato. Perché? Perché non sono stati in grado, perché sono degli incapaci, a scrivere cosa vorrebbero fare il giorno dopo. Oggi, ancora una volta, questi senatori, in realtà c'è scritto, ci hanno detto in tutte le salse, sparirà il Senato. No, il Senato rimane, non sarà più elettivo, saranno nominati dalla politica e per cui ancora una volta sarà impossibile poter scegliere chi voler mettere all'interno delle istituzioni. E questo cosa farà il Senato? Deciderà alcune questioni veramente importanti, lo farà però a maggioranze variabili. Cosa vuol dire? Che le regioni non vanno a votare tutte nello stesso periodo, un anno vota una regione, l'anno dopo vota un'altra, e quindi quello che loro dicono che sarà e garantirà maggioranze stabili è una balla colossale, perché di fatto se fotografiamo la situazione oggi, in Sicilia governa e regna il PD, oggi avremmo maggioranza di senatori della Sicilia a maggioranza PD, passa un anno, ci saranno le votazioni il prossimo anno, a ottobre, se dovesse vincere un'altra forza politica che non sia il PD, ribalta il risultato, e questo vorrebbe dire che la maggioranza continua a cambiare al Senato e continua a cambiare colore politico. Questo vuol dire che non sanno cosa hanno scritto e non sono in grado nemmeno di prevedere un poco più in là cosa intendono fare di questa situazione. Un altro aspetto, a mio avviso allarmante, è quello che
ci è stato scritto, come vi diceva prima anche Tiziana, cosa dovevamo fare della JP Morgan. La reazione, la JP Morgan ha scritto una lettera il 28 maggio 2013 dove diceva che il nostro era un governo debole rispetto alle regioni, e guarda caso fanno una modifica di quel titolo quinto che riattribuisce al governo centrale la competenza sulle regioni. E questo non fatevi prendere per il culo, perché il Partito Democratico in queste zone sta già facendo la doppia faccia di quelli che fa finta di difendersi i cittadini dalle trivellazioni. E in realtà a Campignano Sesia oggi stiamo aspettando, con il Ministero dell'Ambiente e ovviamente a governo Renzi, che deve esprimersi a riguardo di quella trivellazione. Attenzione, che sarà un tentativo di dire: hanno deciso da Roma, noi ci siamo battuti. E lo stanno già facendo, questa doppia faccia del Partito Democratico. La conosciamo già, l'avete conosciuta. Guardate oggi come è conciata la provincia di Novara: non ha un soldo, si dimentica di far valere che ci sono delle fideiussioni verso un gestore di una discarica per 9 milioni di euro. Perché dovete tirare fuori tutti voi, tutti i cittadini della provincia dovranno contribuire, perché qualcuno si è dimenticato di verificare se quella fideiussione fosse vera o falsa. E allora oggi noi ci troviamo ancora una volta che qualcuno qualche anno fa ha detto che le province sparivano. Casualmente tra pochi mesi ci saranno le votazioni delle province, fatte da loro, prendendo i consiglieri regionali, i consiglieri comunali. Nessuno di voi verrà chiamato a esprimere un voto. E attenzione, le province stanno svuotandosi di senso, ma hanno ancora delle competenze, ma non hanno i soldi. Non hanno i soldi per fare la manutenzione delle strade, non hanno i soldi per fare la manutenzione delle scuole. E qui ci vengono a parlare di scuola bella. Le balle del governo Renzi sono una dietro l'altra, e aumenta l'occupazione con Giobatti invece che l'abbiamo distrutta. E guarda caso era un altro dei punti della lettera della JP Morgan: troppi tutela dei diritti dei lavoratori. Boh, abbiamo già fatto Giobatti e guarda caso abbiamo distrutto uno stato sociale. Perché? Perché non abbiamo creato occupazione diversa, abbiamo creato precariato continuo e costante. Oggi che dichiarazioni di Calenda sono allucinanti, è riuscito a dire che il voto su Trump è perché non si è riusciti a dare una risposta concreta alla globalizzazione. Proprio lui che da esponente di Confindustria andava in giro a perorare la causa della globalizzazione, a dire che i trattati internazionali che metterebbero le nostre economie, le nostre imprese con le chiappe per terra, lui andava a dire che non era il Parlamento che doveva votare se accettare o meno dei trattati internazionali, quelli che di fatto ci impongono le arance del Marocco piuttosto che le nostre. Queste situazioni con questi soggetti al governo non sono autorizzati a modificare di una virgola la Costituzione. Chiudo dicendovi questo: l'altra balla è che la Costituzione è lì ferma da 70 anni. Uno, non ha 70 anni. Due, è stata modificata anche troppe volte a vostra insaputa. Guardate caso, nel 2012 hanno inserito il pareggio di bilancio in Costituzione. Perché? Perché a quell'epoca non c'era una forza politica con le contropalle, con il Movimento 5 Stelle, che è riuscito oggi almeno ad arrivare a farvi esprimere su un referendum, a un sì o un no. Nel 2012 quella maggioranza e finta opposizione che regnava governavano tutti insieme e hanno accettato supinamente l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, e voi non vi siete potuti esprimere a riguardo. Occhio che quell'articolo lì è stato il precursore di un fallimento delle politiche, i costanti tagli continui alla sanità, ai trasporti e l'impossibilità di dare risposte concrete alle emergenze come quelle del terremoto, perché in quel caso ci viene detto che non possiamo agire come Stato centrale. Non possiamo fare investimenti che potrebbero migliorare nel tempo, e certo con dei tempi di ritorno, gli investimenti in efficienza energetica. Non c'è possibile creare un debito per far fronte a delle esigenze economiche che ci ritornano in tempi certi. Perché? Perché l'Europa ce l'ha fatto inserire in Costituzione. Attenzione, questa è una deriva pericolosissima, non è una battaglia ideologica del Movimento 5 Stelle. Oggi sì, fa pena anche a me trovarmi di fianco a gente come Berlusconi, che questa manovra l'ha votata al primo giro. Però attenzione, guardate che quando ci fu la Costituzione, quando fu scritta, non fu scritta soltanto da una parte politica. Molti si misero al tavolo di schieramenti opposti, e in quel caso riuscirono a fare una Costituzione che Calamandrei diceva che doveva essere
attuata, ma attuata doveva essere nei suoi principi, doveva essere resa vera. E allora attenzione, quando ci dicono che siamo gufi perché continuiamo a gufare sul governo, io vi faccio presente che il gufo è colui che oggi vede lontano e quindi e vede soprattutto di notte, quando loro fanno le marchette territoriali e le marchette politiche. Attenzione, attenzione, la riforma costituzionale è l'ultimo passo della deriva del nostro paese. Continuiamo a diffondere, fatelo veramente, perché la gente non è a conoscenza di come vogliono mettere mano a questa modifica. Vengono presi per il naso da riduzione dei costi che vi abbiamo già dimostrato che è inutile, per 80 centesimi voi oggi state rinunciando di votare i senatori, questo è quello che vi deve essere spiegato, 80 centesimi all'anno è quanto ognuno di voi dovrebbe percepire dallo Stato per non votare più i senatori. Io non ci sto a questa riforma della fiera del mercato di bassissimo profilo, dove uno dice dobbiamo risparmiare dei soldi, partiamo dal Senato. No, partite da voi stessi e fate come noi e rinunciate, dimezzatevi gli stipendi, perché da qua non possiamo chiedere sacrifici a tutti i cittadini italiani e non essere nemmeno in grado di fare una vita più che dignitosa come quella che stiamo facendo noi, con metà del nostro stipendio e soprattutto rendicontando, perché quello che noi spendiamo almeno lo scriviamo dove va. E attenzione, gli altri invece lo mettono all'interno del partito che di solito gli serve per pagare i treni, come hanno fatto poche settimane fa, per portare in giro i manifestanti a Roma per la manifestazione del sì. E lì i treni, signori miei, erano pagati in quel caso con i rimborsi elettorali. Saluti a tutti. Buonasera a tutti, buonasera. Prima cosa volevo dirvi che sono venuto leggerino, me ne sto rendendo conto adesso. E mia madre me l'aveva detto, e le madri hanno sempre ragione, e mia madre vota no al referendum. Guardate Vito Crimi laggiù, Vito, senatore Crimi, guardate, un esempio, si che stare qua, no? Ferma tutte le persone, modello stalker, e gli spiega le ragioni del no, è un esempio. Gian Roberto, che per me è stato l'uomo forse più infamato degli ultimi anni, proprio perché uno dei più liberi, diceva sempre: alle parole si può credere a volte, agli esempi si crede sempre. Guardateci, stiamo girando tutta l'Italia, guardate questa piazza, ci sono deputati, senatori, io non vedo un carabiniere e un poliziotto, non lo vedo, so se ci sia, se ci sono vi ringrazio, magari qualcuno in borghese, arrestatene qualcuno in più se è possibile, però non li vedo e non c'è nessuna barriera di intermediazione. Pensate se ci fosse venuto a quella Boschi, pensate, avrebbero bloccato tutta Novara. Cioè, forse già questa è un'enorme differenza, uno dice ah, ma è più facile stare all'opposizione, ma banalmente hanno fatto delle schifezze per cui devono essere protetti, io vi posso dire solo questa cosa, noi stiamo in Parlamento da 3 anni e ci siamo resi conto che la qualità delle leggi dipende da quanto i parlamentari sono connessi, collegati con i propri territori, punto. Nel momento in cui il parlamentare scelto dal partito, anzi è nominato dal partito e non più dal cittadino, che non ha più il diritto di scrivere un nome e un cognome, io voglio il diritto di scrivere un nome e un cognome per esempio per votare qualcuno e non votare qualcun altro, nel momento in cui il parlamentare dipende dal partito che lo nomina e non dal popolo italiano che non elegge più, di chi farà gli interessi? Del partito che lo nomina e non del popolo italiano che non lo elegge più, è matematico. Ma noi possiamo concedere agli stessi partiti che hanno distrutto questo paese, tra l'altro dando la colpa alla Costituzione della Repubblica, di scegliere quasi il 70% dei deputati e il 100% dei senatori in cambio di che? Un bonus, cioè l'eliminazione di qualche senatore. Ma io li ho visti come si comportano. Ogni qualvolta ci stanno dando un bonus, sponsorizzandolo, promuovendolo, sappiate che ci stanno togliendo di nascosto, in maniera silenziosa, un diritto. È sempre andata così, bonus 80 euro e via il diritto al lavoro, di fatti precariato e repubblica trasformata in una repubblica dei voucher, dei voucher. Bonus studenti, vedo tanti ragazzi studenti, spendete questi quattrini, ma di fatto sempre tasse universitarie più alte per le persone che magari hanno difficoltà. Bonus insegnanti, compratevi l'iPad insegnante, ma contemporaneamente la buona scuola, cioè i privati che iniziano a entrare addirittura nella scuola pubblica. Sempre così. Bonus
bonus riduzione leggera dell'IMU. Vi ricordate il decreto IMU Banca d'Italia? Ci hanno sospeso, espulso dalla Camera perché abbiamo fatto opposizione quando la Boldrini mise la ghigliottina. Me lo ricordo quel decreto, non c'era Renzi, c'era Letta, ma c'era il PD. IMU Banca d'Italia si chiamava bonus piccola riduzione dell'IMU, così tutta la propaganda si concentrava su quello, ma dietro Banca Italia, 7 miliardi di quattrini tutti nostri, dati di fatto alle banche private che oggi sono i padroni di Banca d'Italia. Noi ostacoliamo quella manovra, l'IMU Banca d'Italia, e la propaganda, questi mezzi di informazione quali ormai non crede più nessuno, dicevano che noi eravamo contrari alla riduzione dell'IMU. Vi rendete conto? Ma è così. Guardate questo mondo, è fatta alla rovescia. Le persone che non si sono mai tagliate un euro di stipendio accusano noi perché ci ritagliamo, secondo loro, troppo poco. Ma tagliateveli come noi. E guardate la democrazia, i democratici, questi padri costituenti, Napolitano, che sono 63 anni che lo paghiamo, e lui è stato eletto o nominato, comunque grazie, eletto col suffragio universale, poi il Porcellum, eccetera, no, forse era già Presidente della Repubblica, grazie al suffragio universale, per 63 anni eletto e pagato con i quattrini nostri, che vive in politica. Oggi che i popoli iniziano magari a votare non secondo i suoi desideri, inizia a mettere in discussione il suffragio universale. Bisogna rivedere, perché i popoli che votano sono pericolosi. I referendum, quando gli esiti dei referendum soddisfano le élite, sono strumenti di democrazia importanti e di partecipazione. Se gli esiti dei referendum vanno contro i desideri dell'élite, sono pericolosi strumenti in mano al populismo. Ma vi rendete conto che è così? Per costoro democrazia c'è solo quando le scelte dei popoli coincidono con le loro, altrimenti è voto di rabbia, è voto di protesta, è populismo, è demagogia, è eversione. Ma vi rendete conto che questi sono i padri costituenti che riformano la Costituzione? Grazie a un Parlamento abusivo e incostituzionale, eletto con il Porcellum, legge dichiarata abusiva e incostituzionale, con transfughi a destra e a sinistra, volta a cappana, uno di qua, uno di là. Allora noi proponiamo tre modifiche alla Costituzione, l'aveva già detto: via il pareggio di bilancio, perché il Paese ha bisogno di fare investimenti pubblici; due, via l'immunità parlamentare, se sei un politico che rubi viene arrestato senza voto e tre, obbligo di dimissioni per tutti quei politici che entrano con un partito e si dimettono e vanno in un altro. Ti dimetti, no che vai in un altro partito. Queste sono le modifiche costituzionali gradite al 95% del popolo italiano. Sappiate che qualora dovessero passare sì, queste modifiche non ci saranno mai. Perché? Perché le future modifiche della Costituzione dovranno votare i senatori nominati, perché il futuro Senato, che non viene eliminato ma viene eliminata la scheda elettorale, dovrà votare le future riforme costituzionali. E ci li vedete dei consiglieri regionali diventati senatori, ai quali i partiti dopo la nomina gli regalano l'immunità parlamentare, votare non dipendendo dal popolo italiano per togliersi l'immunità parlamentare? Ce li vedete? Questa è una garanzia, si sono costruiti una sorta di assicurazione sulla loro permanenza nella vita politica, l'hanno firmata e aspettano una controfirma, quella del popolo italiano, che ci sarebbe grazie al sì. Però è evidente che non possiamo, perché non possiamo concedere tutti questi poteri agli stessi partiti che ci hanno tolto diritti, ma in cambio ci hanno dati bonus. È sventurato un paese che abbassa la testa di fronte ai bonus, quando invece un paese deve essere sovrano e deve alzarle e rivendicare diritti. Grazie a tutti, Carlo Martelli. Grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti. Cominciamo con i consigli per gli acquisti. C'è un banchetto per i gadget, prima che scappiate via, conosco i miei concitati, prima che scappiate via, se volete lasciare una piccola donazione o comprare qualche gadget, c'è il banchetto apposito. Poi guardate bene questa felpa, c'è anche il retro, attenzione. Non è un messaggio subliminale. Bene, parliamo un attimo di questa Costituzione e vorrei farvi fare alcune osservazioni. Prima osservazione. Questa Costituzione la conoscete? Se non la conoscete, provate a leggerla, è facile, è stata scritta finché potesse essere compresa da persone che avevano la terza media. Secondo, conoscete il contenuto della riforma costituzionale? Se non lo conoscete, è disponibile liberamente in rete. Ve lo dico perché, più che credere a quello che vi diciamo noi, dovete andare a controllare se vi stiamo raccontando la verità o una palla. Perché in questo momento in televisione passano delle palle che sono grosse come dei dirigibili e passano solamente perché si approfittano della nostra buona fede. Perché nonostante i politici ci stiano di traverso qua,
crediamo di voler ancora avere ancora un po' di fiducia in questi politici. Volete un esempio? In televisione vi dicono che con questa revisione costituzionale, che non è una revisione, è un'altra costituzione, si ridurranno i costi della politica. Però, siccome è una palla, nel quesito referendario hanno detto contenere. Basta andare sul vocabolario, contenere non è sinonimo di ridurre. Contenere può voler anche dire non far aumentare. Quindi, a quanto pare, non è vero che si riducono. Prima balla. Seconda, altro esempio, quando andate in pizzeria e decidete di prendere un'altra pizza, cosa fate? Guardate l'elenco degli ingredienti, volete essere sicuri di prendere una cosa che vi piaccia. Allora, perlomeno dovete a voi stessi lo stesso rispetto relativamente alla Costituzione. Guardate gli ingredienti della riforma prima di votare sì, perché se guardate attentamente la pizza, a maggior ragione dovete guardare come è fatta la Costituzione. Mi sembra proprio il minimo, giusto? Ma andiamo un attimo avanti, sempre per parlare di questo. Chi è che ci sta dicendo cambia la Costituzione? I cari politici che fino adesso hanno fatto disastri. Ci hanno regalato la Fornero, c'era il PD, eh? Gli stessi politici che sono in carriera da anni e anni. Renzi non è arrivato adesso, Renzi è il vecchio che si traveste da nuovo, è 20 anni che fa politica. E cosa ci viene a dire Renzi? Cambia la Costituzione così farò qualcosa per voi. Ma quando mai si è visto un politico che si cambia la Costituzione per fare un favore ai cittadini? Di solito lo fa per fare un favore a lui stesso. Volete un esempio? L'articolo 67 della Costituzione. Sì, adesso state pensando che palle, adesso mi citano l'articolo della Costituzione. È semplice. Dice parole semplici. I parlamentari rappresentano la nazione, cioè noi cittadini, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Sapete come diventa? I parlamentari esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Sparisce il fatto che i parlamentari rappresentano noi. Allora, se il parlamentare non rappresenta il cittadino, chi cazzo rappresenta? Bravo Carlo. Se stesso? Il partito? Le grandi banche? Qualcuno è venuto a dirmi le banche non c'entrano. Beh, chi sono stati i grandi sponsor di questa nuova Costituzione? Prima è partita JP Morgan, l'ha detto Davide Crippa. Poi è arrivata Goldman Sachs, il Fondo Monetario Internazionale, tutta gente che fa i nostri interessi, no? Cioè il Fondo Monetario Internazionale ti chiama a casa e dice: salve, sono il Fondo Monetario Internazionale, so che lei è in difficoltà economica, le serve un prestito? Sì, proprio. Ma chi altro? Il Presidente degli Stati Uniti, quello vecchio, Barack Obama, quello che è stato eletto per fare gli interessi dei poteri forti, esattamente come tutti i presidenti degli Stati Uniti. Sapete cosa ha detto? Ha detto: bravo Renzi, bella la tua riforma costituzionale, peccato che non l'ha letta. Sapete perché non l'ha letta? Perché nella riforma di Renzi c'è scritto chiaramente che il Senato non viene più eletto. Prima voi andavate a votare e vi davano due schede elettorali, adesso ve ne danno una sola. Per me mi hanno tolto metà della democrazia, per me, perché voto solo per una Camera. Ma la cosa bella è che se l'avesse letta e l'avesse confrontata con la sua Costituzione americana, avrebbe detto: no cazzo, però c'è un problema, perché noi nel 1913, precisamente il 31 di maggio, abbiamo fatto un emendamento, il numero 17, che rende il Senato americano elettivo. Allora io dico a Obama: non fa più in tempo, ma lo dico al suo successore: fai ancora in tempo, cancella il 17° emendamento, così almeno ti adegui alla nostra revisione costituzionale, visto che ti piace, rendi non elettivo anche il tuo Senato, invece di dire cosa devo fare col mio. Bene, io dico che quando ciascuno di voi, che ha un lavoro normale, fa una vita normale, mi dirà: cambiami la Costituzione, allora io lo ascolterò. Finché me lo dice questa gente, io dico no, solo perché me lo sta dicendo questa gente. E questa è una cosa importante. Bravo Carlo! Un'altra cosa, vi stanno facendo credere che la colpa di tutto sia la nostra Costituzione, quella che ci ha fatto diventare la settima potenza economica mondiale. Non abbiamo materie prime, non abbiamo petrolio, non abbiamo una mazza e siamo diventati i settimi. Certo, sarebbe stato molto più facile se avessimo avuto le miniere di carbone enormi della Gran Bretagna, oppure le miniere di ferro della Svezia, ma invece no, non avevamo niente. Con questa Costituzione siamo diventati i settimi. Quindi non mi sembra così cattiva questa Costituzione, che dite?
Ma la colpa è il bicameralismo paritario, ci hanno detto. Ci hanno detto che non ce l'ha nessuno. Ieri sera alle 22.45 mi stavo leggendo il Parlamento francese. Hanno il bicameralismo paritario. Ci hanno detto che il numero dei parlamentari italiani è esagerato, non ce l'ha nessuno. I francesi hanno gli stessi parlamentari italiani, distribuiti un po' più equamente. Hanno un Senato da 3,46, noi ce l'abbiamo da 3,15, e una Camera da 577, noi abbiamo 630. Siamo lì. Però ci hanno raccontato un'altra palla. Perché? Perché pensano che noi non andiamo a studiare. Quindi la Costituzione è diventata la responsabile. Per esempio, i costi della politica. C'è scritto in Costituzione che la politica deve costare troppo. Chi me lo trova una crociera pagata. Se mi trovate dove è scritto nella Costituzione la politica deve costare troppo, io gli pago una crociera. Perché? Perché sono sicuro di vincere, mi piace vincere facile. Non c'è scritto. La colpa dei costi della politica sono i politici. Quali? Quelli che ci hanno regalato il decreto IMU Banca Italia, ci hanno regalato la legge sul lavoro, ci hanno regalato questo. E ci dicono che bisogna tagliare le persone per tagliare i costi. Allora, quando nell'azienda dove lavorate vi dicono che vi licenziano per tagliare i costi, voi cosa gli rispondete? Bravo, hai ragione? No, gli dite vaffanculo. No? Se vuoi tagliare sui costi, tagli i costi. Volete un esempio di dove tagliare i costi? Il Quirinale, dove c'è il presidente più pagato del mondo. Il Quirinale ci costa 340 milioni. Trovate il bilancio del Quirinale sul sito del Quirinale, di cui 224 di stanziamento permanente che non viene toccato da nessuna revisione di spesa. Sapete quanto costano i dipendenti del Quirinale? Costano 108 milioni. Io non so cosa facciano, ma sono tanti. Vuoi tagliare qualcosa? Ti ho dato spazio per tagliare. Magari taglia un po' gli stipendi, non licenziarli, però tagli lì. Non tagli sulla rappresentanza, perché ricordatevi una cosa, i parlamentari sono le vostre braccia là. Il governo non lo eleggete voi, voi eleggete i parlamentari. Se i parlamentari non li eleggete più, come fate ad avere un contrappeso al governo? Se volete fare una mozione di sfiducia contro il Presidente del Consiglio, credete di poterla fare voi? No, ci vuole un parlamentare che la presenti. Quindi la cosa migliore è non avere i parlamentari che facciano questo. E come faccio? Una Camera non la eleggo più e ho risolto il problema. L'altra Camera la tappezzo con la gente mia. Come? Con una bella legge elettorale. Così comando io e non ci sarà più nessuno scassapalle che si permette di dire che il Presidente del Consiglio non va bene. È semplice, no? Tutte queste cose le trovate, basta che andiate a leggere. L'importante è questo, cioè la Costituzione non deve diventare un pretesto per questa gente. Questa gente non ha mai fatto i nostri interessi e non si sogna di cominciare a farli adesso. Quindi noi abbiamo due scelte, o diventiamo loro complici e ci facciamo fregare un'altra volta, oppure no. Ricordiamoci, questo ve lo voglio dire come chiusura, loro sono l'1%, noi siamo il 99%. Questa è la cosa importante. We are the 99%, non dobbiamo permettere all'1% di fare qualche cosa che va solo nel loro proprio interesse. La Costituzione, ricordatevelo, è l'elenco dei nostri diritti. Senza questo elenco non è più vero che i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Prima non era così. Il Senato, che è elettivo, è diventato, una volta era un Senato di nominati, 200 anni fa era di nominati, adesso la fuga in avanti di Renzi è tornare a un Senato di nominati, abbiamo buttato nel cesso 200 anni. Il votare le Camere è qualcosa che è venuto dalla Rivoluzione francese, hanno fatto una rivoluzione e secondo Renzi e l'1% maledetti loro, dobbiamo buttare nel cesso il suffragio universale diretto, perché secondo loro facciamo un favore a noi stessi. Per me c'è solo una cosa da dire, un bel vaffa colossale, ma a tutto questo modo di fare, teniamoci la nostra Costituzione, teniamoci i nostri diritti. Ciao Carlo! Grazie per esserci stati a sentire fino adesso, nonostante il freddo. Ultima cosa, non andate a casa e tenetevi per voi quello che avete sentito. Raccontatelo anche agli altri, perché il futuro è che ciascuno di noi diventa il tramite dell'informazione, non il terminale, non è un gioiello da custodire ma qualcosa da trasmettere, perché è solo così che il 99% si riprenderà il potere.
aspetta che alzo. Ma è...